Marne pezzate d'ocra, boschi selvaggi accarezzati dai venti, borgo delle colline metallifere, Monticiano sorge sul versante destro della valle del fiume Merse. Il nostro territorio più che altro è famoso per appunto beni naturali e paesaggistici. E ricordiamo che l'intero comune è incastonato tra le due valli del Farma e del Merse, che sono i due fiumi comunque principali della zona. Abbiamo diverse riserve sul nostro territorio, il comune di Monticiano, che si estende per circa 10.000 ettari, ha due riserve naturali importanti. Una è la riserva naturale della Val di Merse e l'altra è la riserva naturale della Val di Farma. Un contesto naturalmente di pregio, che ospita una numerosa schiera di borghi medievali. Insediamenti antichi che si sovrappongono con successive architetture dalla preistoria sino ai giorni nostri, tutti sorti in origine grazie ad un'importante attrattiva, una lacre attività estrattiva. Il territorio è molto ricco di ferro, facciamo parte delle colline metallifere. Questi giacimenti di ferro vennero sfruttati appunto fin dall'antichità. Lo fece la fortuna di questa zona, perché la cosa interessò Siena, interessò Volterra, eccetera. E ci fu appunto, diciamo, come un boom, no? Economico, commerciale. Dapprima, dunque, fu il ferro, grande ricchezza e primo traino dell'economia. Monticiano prosperò e ben presto si arricchì di residenze, palazzi e chiese. Monticiano ha una cinta muraria che tuttora si può vedere, che in alcuni punti è stata inglobata un po' nelle case, nelle costruzioni. Il reticolo di vie medievali che si diparte da Porta Maremmana conserva intatto l'antico splendore. I palazzi di pregio rimangono qui nella parte antica del paese, perché ancora ci sono delle facciate molto belle, appunto, che richiamano lo stile medievale, con a pietra, conci, con delle ghiere che vanno intorno a dei portali piuttosto importanti. Risalendo il paese e il dorso del monte verso settentrione, la bella chiesa parrocchiale dedicata ai santi Giusto e Clemente incornicia la piazza nelle forme pure ed essenziali del romanico toscano. La primitiva severità della parrocchiale va di concerto con le forme altrettanto armoniche e ideali della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, detta del Beato Antonio Patrizi, affacciata sulla centrale piazza Garibaldi. La chiesa del Beato Antonio Patrizi, documentata sin dal 1291, è affiancata dal bel chiostro cinquecentesco del convento dei Frati Agostiniani. La nostra sala capitolare fa parte del complesso agostiniano. È un complesso che all'epoca nella zona era unico, perché all'interno di esso svolgevano le mansioni i cosiddetti frati agostiniani, che erano una congregazione molto importante per l'epoca. Si parla del 1200 circa, 1200-1300. In un territorio pervaso di sacralità, di eremi, di vie e cammini spirituali, l'ex convento degli Agostiniani di Monticiano figura tra i punti tappa di un itinerario dedicato. Sette secoli di storia si raccontano negli ambienti della bella sala capitolare, arricchita da interessanti affreschi realizzati tra XIV e XV secolo. Opere straordinarie che si associano a quelle conservate nell'attiguo Museo d'Arte Sacra, che accoglie innumerevoli preziosi oggetti, come ad esempio la preziosa vetrata del Lorenzetti. Questi lasciti del passato narrano la secolare attività della venerabile Compagnia del Santissimo Sacramento
e del beato Antonio Patrizio. È una compagnia fra le più antiche che sono in provincia di Siena e in Italia, e del beato Antonio Patrizi, è il nostro patrono, di famiglia senese, famiglia Patrizi, famiglia nobile. Lasciò tutte le proprie ricchezze, i propri agi, e si ritirò prima nel vicino eremo di Lecceto, vicino a Siena, e poi nel convento agostiniano di Monticiano, dove ci stiamo trovando adesso. Ha avuto una vita anche da eremita nella chiesa di Camerata, è un eremo del 1200 circa, che si trova nei boschi di Monticiano. L'eremo di San Pietro a Rondinaia, sul poggio di Camerata, è uno dei più fulgidi esempi del romanico locale, meta di pellegrinaggi ed eventi. E la compagnia, nata per offrire aiuto e soccorso, oggi è un'istituzione che continua ad operare nel territorio, rivolgendo però le sue attenzioni al patrimonio artistico e alle molte attività culturali, preservando la tradizione. Tanti gli eventi che animano la comunità di Monticiano, dagli appuntamenti più sacri, ove spiccano la processione e la Passione di Cristo del Venerdì Santo, al tradizionale pellegrinaggio che si svolge ogni martedì successivo alla Pasqua, che ha come meta proprio l'eremo di Camerata, tanto caro al beato Antonio. Si parte a piedi oppure in auto per raggiungere tramite i boschi l'eremo. Viene fatta una funzione religiosa. A seguire c'è la parte, diciamo, più pagana, che è rappresentata da grandi fuochi accesi. Giovani, più giovani, anziani si ritrovano tutti intorno al fuoco in forma circolare. Si mettono a sedere su dei massi, su dei sassi, e il fuoco diventa quello che è la cucina, diciamo, del giorno. Una tradizione che riprende apertamente l'abitudine degli avi di vivere il bosco quale teatro di festa e fonte di vita. Un patrimonio raccontato nella bella cornice del Museo della Biodiversità, nel cuore del paese. Il Museo della Biodiversità è un museo che spiega minuziosamente tutto quello che riguarda le riserve naturali, locali, nazionali e internazionali. Se la provincia di Siena è uno dei territori italiani più ricchi di biodiversità, il museo si presta alla didattica immersiva attraverso un percorso affascinante, studiato nei minimi particolari. E entrando sembra quasi di essere in un altro pianeta, perché comunque per una realtà piccola come la nostra è un museo molto all'avanguardia di una tecnologia, se non addirittura 3.0, se parliamo ad oggi del 2.0. Modelli, giochi, video sono solo alcuni degli stimoli in grado di accendere la curiosità nei visitatori, ai quali si spalancano le porte di un mondo dimenticato. I molti sentieri e le belle strade bianche che congiungono i borghi di Monticiano sono piste da percorrere a ritmo lento, un'attività che diviene balsamo per cuore e mente. Il territorio va conosciuto con i piedi, senza dubbio, è una frase non fatta, ma una frase reale. L'abitante, comunque, che viene da una grande città, una grande metropoli, sente la necessità di staccare in fine settimana, in periodi di vacanza, e predilige le nostre zone proprio per uscire da quella che è la quotidianità. Percorriamo un tratto del percorso silvestre in compagnia di alcuni membri del gruppo trekking senese, amanti della natura che divengono guide e compagni in un viaggio di scoperta. È un'emozione di colori, è un'emozione di profumi, e poi è una scoperta continua. Io, per esempio, vengo dalla città e ogni volta continuo a scoprire cose nuove, magari anche perché vengo accompagnata da gente che le conosce. Comunque fare passeggiate in mezzo alla natura ti dà la possibilità di pensare tanto. Ciò che si svela ai nostri occhi è il tratto più originario e selvaggio di una Toscana inedita. Mi
sono innamorata dei colori di questa zona, mi sono innamorata del fatto che non è la Toscana da quadro, da fotografia, appunto è selvatica, è ancora com'era. Mi sono innamorata del fatto che la comunità ti accoglie. Io mi sono innamorata del cielo di Montichiano. Cioè d'estate tu vedi veramente tutte le stelle, è una cosa fantastica. E ti sembra di avere il cielo addosso, di essere stellata, tra virgolette. Il nostro viaggio slow ci conduce ad attraversare tutte le frazioni. Luoghi dall'identità densa e sostanziale, tanto da poter essere considerati veri e propri paesi dentro al paese. Castello di Tocchi, arroccato sulla cima di un'altura frequentata sin dall'epoca etrusca, è cinto dalle antiche mura. Il borgo fortificato, il cui impianto originale risale al 1100, ha subito molteplici trasformazioni. Nel corso dei secoli, villici astuti hanno trasformato le mura di difesa in pareti portanti delle proprie abitazioni. Un luogo unico che sembra apparso direttamente dal passato. Avere dei borghi come questi rende questi posti particolari preziosi perché ricollegano il territorio alla sua tradizione storica. Perché secondo me è quello che è bello della Toscana e di tutta l'Italia, è questo contatto, collegamento così stretto tra territorio e storia. Attraversiamo la frazione di Iesa e proseguiamo sino a Petriolo, dove le acque sulfuree delle terme naturali abbracciano a 42 gradi centigradi quelle verdeggianti del Farno. I bagni di Petriolo sono un bene unico nel patrimonio del bel paese, non solo per l'impianto murario dell'inizio del 400, ma anche per la storia nascosta che qui risiede. Petriolo nel Medioevo è l'unico e più importante centro termale esistente. E la cosa interessante è che di solito il Medioevo è un posto dove il piacere fisico viene rifugito, mentre invece qua è proprio una piccola Las Vegas dedicata al piacere fisico e anche al piacere nel senso lato. Tanto che i più grandi intenditori del piacere, in questo caso i papi, lo adottarono come un posto della loro residenza, addirittura per degli incontri politici, una specie di Davos del 1400. Vicende scomparse dalla storia, ma non delle abitudini degli abitanti, che approfittano di questa fonte sulfurea, libera e accessibile gratuitamente, per immergersi completamente a contatto con la natura. Un patrimonio enorme, eredità della comunità, che si appresta a vivere una nuova giovinezza grazie alle molte iniziative messe in campo e destinate ad un accurato recupero. Il nostro itinerario si completa con la tappa prevista nella frazione di San Lorenzo a Merse. Anche qui ci troviamo dinanzi ad un borgo intatto, in cui la bella pieve di San Lorenzo risale al 1108. La facciata, in particolare, conserva maggiormente le caratteristiche originarie. Poco oltre Montichiano, merita una menzione speciale e una capatina il borgo di Scalvaia, teatro di una tradizione sportiva più che singolare. Un manipolo di ragazzi che comunque sono cresciuti lì si sono visti tramandare da tempo la passione per un antico sport che è chiamato la palla E o palla 21. Questo sport è uno sport antico, antenato del tennis. Si gioca solo nei mesi estivi, nelle strade, 5 contro 5, due squadre si affrontano. Come se fosse il tennis, si utilizza una pallina che però viene colpita col solo palmo della mano e non con le racchette. Sport originali e un'attitudine innata per la vita all'aria aperta. Montichiano ama anche fare festa e sono molte le occasioni per vivere insieme.
Il Comune di Monticiano organizza personalmente, in collaborazione con le associazioni locali, due grandi eventi. All'interno del Comune di Monticiano c'è una pista in terra battuta che è la rappresentazione fedele di Piazza del Campo di Siena. Quindi i cavalli e i cavalieri vengono qui a fare le prove per poi allenarsi al più famoso Palio di Siena. Da queste prove si tira fuori una prova ufficiale che poi ha preso il nome prima di Palio dei Rioni, visto che comunque il capoluogo di Monticiano era diviso in 6 rioni, e dopo è diventata da quest'anno invece Gran Premio dei Rioni. E d'inverno invece riusciamo a fare un evento che è proprio la Festa del Bosco, che ci permette proprio di rendere omaggio alla risorsa lignea, e da 2 anni abbiamo iniziato a creare una mostra, una gara di scultura chiamata Trucioli d'Arte, dove invitiamo artisti da tutta Italia e anche dall'estero che con un solo utilizzo di motoseghe riescono ad incidere dei tronchi che poi diventeranno sculture che andranno ad abbellire il capoluogo e le frazioni. Questi sono i 2 eventi principali che organizza l'amministrazione comunale. Poi la loro parte ce l'hanno anche le associazioni che organizzano durante l'arco dell'anno, sia nel capoluogo che nelle frazioni, eventi per attirare un po' di turismo. È questo dunque il contesto entro cui si dipana il nostro viaggio. Il dì di festa accompagna e scandisce la visita, allietata dallo spettacolo di artisti e maestri artigiani intenti a trarre dal duro legno forma e anima. Una materia prima ampiamente disponibile che per secoli ha segnato la cifra dello sviluppo economico dell'intero territorio. Gli abitanti del posto invece il lavoro se lo sono creati da secoli sfruttando le risorse che proprio il posto ci dà, quindi il bosco, la castagnicoltura, la raccolta delle castagne, il taglio della legna, le carbonaie. Monticiano è famoso per il carbone, per quello che è stato un tempo, e qui in questa zona il legno è sempre stato una risorsa che ha permesso alle famiglie di andare avanti, di crescere, di sviluppare e di dare un futuro ai propri figli. Una fonte di reddito, un'importante tradizione, un momento di festa. La Festa del Bosco, come tutte le altre manifestazioni, non sarebbe possibile senza la sostanziale e generosa partecipazione di tutti gli abitanti di Monticiano. Fiore all'occhiello è sicuramente il PET che abbiamo, è il punto di emergenza territoriale che abbiamo nella sede della Misericordia qui di Monticiano, che vantiamo di un'ottantina di volontari del comune e anche dei comuni limitrofi, che facciamo emergenza H24, che facciamo anche servizi di volontariato per portare persone a cure ospedaliere, terapie di tutti i tipi. La fisionomia di questa terra appare chiara. Monticiano rappresenta, oltre che un'ottima meta per una vacanza all'aria aperta, anche un interessante piccolo universo per tornare a percepire il contatto con le persone. In quell'humus culturale così tipico della provincia italiana, accogliente e vitale. Il circolo culturale sportivo Il Bacocos incarna tutti questi aspetti. Il circolo per Monticiano, che è una realtà che è da tantissimi anni, che esiste da fine anni 70, è stato comunque sia il punto chiave per l'aggregazione e per la ripartenza sociale di Monticiano. Organizziamo eventi sociali, cene, tante cose per bambini. Investiamo sul territorio, nasciamo per il paese ed è giusto dare a loro, comunque sia per le persone, i frutti dei poi dei monticianini. Perciò diamo tutto a quello che è Monticiano. Un gruppo di amici che con entusiasmo riesce a consolidare la voglia di partecipazione a tutti gli eventi e, nella fattispecie, di condividere i momenti conviviali durante la Festa del Bosco. Così, questa festa d'autunno diviene un piccolo ma fulgido esempio di opera collettiva. È questa, in sintesi, la capacità di un territorio di trasformarsi
riscoprendosi sempre giovane, nonostante una storia millenaria. A Monticiano si arriva con lo spirito del viaggiatore, dell'appassionato di itinerari. Si parte percependo chiaramente di essere entrati a far parte di una famiglia e di una comunità. Una persona qui ci deve stare, ci deve vivere e deve frequentare la gente del posto che gli può far capire meglio di noi che parliamo adesso quello che vuol dire vivere questo territorio, respirare le essenze, respirare gli odori la mattina quando uno si alza d'inverno e il crepitio delle foglie sotto i piedi quando uno cammina nel bosco è l'unica distrazione che può avere nell'arco di una giornata. Monticiano è una realtà che poi ti viene a mancare, la tranquillità, la natura, le mille risorse del territorio, anche la bellezza di poter star qua. Non abbiamo i milioni di centri commerciali che possono avere grandi città, ma abbiamo milioni di ettari di natura straordinaria. Monticiano è bello, per me Monticiano è straordinario.